Immagina una grande sala, più o meno come un teatro, tranne per il fatto che le gallerie sono tutte intorno, anche nello spazio del palcoscenico. Sulle pareti di questa sala è dipinta la mappa del globo terrestre. Sotto ogni continente c'è un calcolatore che lavora sul tempo atmosferico di quella precisa zona geografica, occupandosi di una singola equazione o di una parte di essa. Questi i pensieri dell'eclettico scienziato inglese Lewis Fry Richardson, nato nell'ottobre del 1881 e passato alla storia come l'inventore delle previsioni meteorologiche mediante processi numerici. Il centro di meteorologia e oceanografia della Partenope, in termini di previsione e monitoraggio di questi ambienti, è una splendida realtà nel contesto della ricerca e della formazione di Napoli e non solo di Napoli, in quanto coniuga molto bene l'attività formativa come laboratorio didattico per gli studenti che affrontano queste discipline e allo stesso tempo è un laboratorio di ricerca avanzata. L'accuratezza in termini spaziali, temporali e di affidabilità delle previsioni meteorologiche è legata alle capacità computazionali disponibili, che risultano di importanza strategica sia dal punto di vista del governo nazionale che del management locale di una qualsiasi nazione. Attualmente abbiamo realizzato un sistema di monitoraggio meteomarino concentrato sul Golfo di Napoli, che è configurato in una serie di sensori meteorologici e oceanografici. In particolare abbiamo 5 stazioni meteorologiche dislocate sul perimetro costiero del Golfo di Napoli, tra Licola, Ischia, Procida, Napoli e Sant'Agata. Questa verrà prossimamente aggiunta un'ulteriore stazione a Capri. Oltre alle stazioni meteorologiche abbiamo 2 postazioni dove misurare il livello del mare. Sono stati installati infatti 2 mareometri, uno a Ischia e uno a Castellammare di Stabia. E abbiamo un ondametro in funzione a largo dello scoglio del Vervece a Massa Lubrense. E abbiamo da poco, in collaborazione col Comune di Napoli, installato una boa meteo-oceanografica a largo della Gaiola, a Capo Posillipo, in prossimità dell'area marina protetta. Una boa quindi che misura sia i parametri oceanografici, corrente, temperatura, salinità, ossigeno, eccetera, sia quelli meteorologici classici, quindi temperatura dell'aria, vento, umidità, eccetera. In aggiunta a tutti questi sensori ci sono 2 radar, un radar meteorologico posizionato su Castel Sant'Elmo, quindi in pieno centro della città di Napoli, che ha un raggio di azione di circa 70 km e questo radar è capace di individuare la pioggia, quindi i fenomeni di precipitazione, e di seguirli nel tempo, quindi uno strumento molto potente. Nel caso dei radar costieri in HF, il bersaglio è costituito dalle creste delle onde che si propagano sulla superficie del mare, e come diciamo illustrato in questo disegno. Naturalmente ogni antenna riesce a ottenere segnale soltanto radialmente e tramite una modellazione matematica piuttosto complessa da questo è possibile estrarre un segnale relativo al campo di velocità delle correnti superficiali. Richardson, padre dei metodi risolutori alla base della meteorologia computazionale, sarebbe stato sicuramente contento di sapere che il suo approccio è l'attuale chiave di volta per salvare il mondo piuttosto che per distruggerlo. Questo è BlackGIS, è il supercomputer che consente al centro metodo di produrre previsioni meteo in maniera rutinaria, giornaliera, sempre disponibili, sempre aggiornate. Per avere una previsione meteo ad alta risoluzione locale è necessario utilizzare i dati provenienti dal modello globale. Il modello globale forza il modello locale che produce dati, per esempio, di vento, di pressione, di temperatura, a una risoluzione che nel nostro caso varia da 3 km per quanto riguarda le previsioni a 6 giorni, 144 ore, al chilometro per la previsione a breve termine, ovvero di 24 ore. Il modello di previsione meteo non è altro che il primo passo del nostro workflow, del nostro flusso di lavoro, che ci consente di avere non solo le previsioni meteo, quelle classicamente considerate, ovvero vento,
sua pressione, temperatura, umidità, copertura nuvolosa, ma anche altre previsioni relative al moto ondoso, alle correnti superficiali, alla qualità dell'aria o anche alla qualità dell'acqua. È l'inizio delle previsioni meteorologiche computazionali operazionali. La figura del meteorologo, analizzatore dei segni atmosferici, comincia ad essere sostituita dall'interprete dei risultati prodotti dai modelli matematici. Questo è il nostro portale, http://meteo.unipartenope.it. Attraverso questo portale è possibile visitare le nostre previsioni meteo e usufruire dei servizi. Nella home page possiamo vedere una situazione animata di quello che succede a livello europeo, a livello italiano, sulla regione Campania e sul Golfo di Napoli. Altra informazione che viene subito portata all'utente attraverso il nostro portale è la situazione nei capoluoghi campani, quindi a Napoli, ad Avellino, a Benevento, a Caserta e a Salerno. È anche disponibile un'applicazione, questa è la versione Android, che permette di accedere direttamente ai dati presenti sul portale. E quindi possiamo dire che questo centro ha finalmente realizzato un sogno dei ricercatori delle discipline di meteorologia e oceanografia e oggi può contare su attrezzature e risorse umane di altissima qualità.